Ben ritrovati, quindi siamo pronti per il Game 2. La chiesa di Tamba oggi aprirà, perché ieri il nostro Salvatore Tabarelli sembrava più Etrurian all'interno delle sue ranche. Ouch! Ouch, non me l'aspettavo questo dall'alto sacerdote della dall'alto chiesa. L'alto sacerdote è Giannetti. Io sono un umile servo della chiesa del Tamba. Mi sembra che fosse un po' più fervente. No, io sono molto fervente. Tabarelli! Lo so che Paradox gioca solo Nautilus 13 partite, quindi sa fare solo questo. Taba, please. Vediamo se questa nuova giornata può portare illuminazione per i Dren. Ieri purtroppo prima partita con il roster completo, ma non è andata molto bene a segno. No. C'è da dire, la botlane dei Cyberground si è rivelata essere probabilmente una delle botlane più efficaci e letali del campionato finora, quindi non un facile terreno da calpestare per la prima partita del duo Taba Paradox sulla landa di questo PG Nationals. Forse oggi con degli Axolotl che come squadra sicuramente sono un pochino più morbidi, anche se ieri si sono dimostrati abbastanza prepotenti nel loro match di apertura di giornata, hanno addirittura cercato di mettere alle strette gli stessi Machko, premendo proprio su quella corsia inferiore, oltretutto, con Nacho e Henry che sono riusciti a partire abbastanza convinti, abbastanza efficaci, un Tushy veramente esplosivo dalla giungla con il suo Graves. Vediamo se riusciranno i treni a trovare un appiglio un po' più solido. Ok, c'è Emilio che è stato bannato, io stavo dicendo c'è Emilio, Raze, bannalo, l'ha bannato, però AD Carry questa volta ci sono tutti. Sì, è vero, soltanto supporti rimossi. Certo, perde alcuni dei supporti, perde un po' anche di desiderabilità per alcuni di carry. Emilio vuol dire che andare a prendere Lucian devi tornare sulla Lucian Nami, sulla classica vecchia Lucian Nami. Senza Yumi anche Zeri diventa un pochino meno golosa come scelta. Si parte con un Xante che tra l'altro è stato completamente assente dalla scorsa draft. Vero? Ho fatto caso a questo nel dopo partita, sbirciando anche un po' la grafica. Un'assenza abbastanza pesante, perché nelle leghe maggiori sulla 13.11 ha ancora un 100% di presenza, se non sbaglio mantenuta, la menzionava oggi il buon Karen nel suo streaming dell'LPL, mentre guardava i ninjas in pigiamas del nostro caro Shadows portarsi a casa una bella vittoria. Ti rendi conto, i ninja in pigiama? Abbiamo Axolotl, abbiamo Cyberground, abbiamo i ninja in pigiama. Io non so come fanno i ninja ad andare in pigiama in giro. Una delle orghe più importanti europee, proprio trasferitesi in LPL. Non lo so, perché io ho molta paura di vedere cosa ha fatto Tabarelli con Lucian. Mm-hmm. Un early game non proprio bello, mettiamola così. E hai preso Aphelios, che in early dovrebbe subire, qui aiutami tu, sì, da Lucian in teoria, e quindi livelli in generale. Sì, allora, questa è proprio quella combo che vedevamo molto un anno fa, per dire. È Lucian Nami contro Aphelios Lulu. Quel matchup che è un po' quasi contraddistinto l'estate dell'anno, sì, scorso in LCK, per esempio. Ed era qualcosa che in realtà alla Aphelios Lulu andava molto bene, perché era una lane che cercava di essere neutralizzante contro Lucian Nami, arrivare in un mid game non combattendo più ad armi pari essenzialmente, perché Lucian vuole prendere un vantaggio, Aphelios no, e quindi se non lasci prendere vantaggio a Lucian vai abbastanza spedito. Lucian e Nami sono diventati un pochino più aggressivi, soprattutto anche sfruttando meglio alcune spike. Quindi vedremo, non è detta l'ultima parola. Quello è un bel Karthus però per Tushy, che continua con i suoi carry jungler a proporci delle belle delizie. Ieri appunto Graves, oggi... What? No, è... Gabush! Ok, quello è... Shaco e LeBlanc. Ok, allora, qua c'è da parlare. Prego! Qua c'è da parlare. Prego! Shaco si è visto in... c'era quella clip che è girata in questi giorni, mi sembra fosse in Hitpoint Masters, nella IRL della Repubblica Ceca e della Slovacchia. Sì. Mi sembra che fosse spuntato fuori Shaco lì, era specificamente a fianco di un Orianna, perché portava la sfera invisibile con una Shockwave che quindi l'avversario non poteva reagire. Non ha nessun tipo di supporto del genere in questa comp. Voglio però anche spendere due parole su LeBlanc, che tra l'altro si vede risposta un Ornn dall'altro lato, quindi forte tank sulla mid per cercare di fare effetto neutralizzatore, perché qua siamo ancora a 13.11, ma in 13.12 ci sono dei succosi buff alla Static Shiv che la rendono molto più
efficace e viabile per molti campioni da mid lane, tra cui LeBlanc. La build di LeBlanc in 13.12 è diventata Static Shiv, Lich Bane e poi Luden. Non era del tutto unviable in 13.11, è semplicemente diventata più forte nella 13.12, quindi sono curioso di vedere se Fans One andrà per quella build, magari facendosi ingolosire dallo status che ha l'oggetto adesso sul live server. Allora, già vedo Shaco ed è un qualcosa che mi preoccupa. Poi mi parli di Static Shiv su LeBlanc, che quando ai miei tempi la Static Shiv la mettevi solamente sugli AD carry che dovevano avere che avevano poco wave clear. Ai miei tempi. Altri tempi. È comunque un oggetto AD. È un oggetto AD, fornisce AD. Su LeBlanc? Sì, perché il danno della scarica elettrica scala sull'AP, riceve dei buff sullo scaling, oltretutto nella 13.12, e permette a campioni come LeBlanc, che vogliono giocare con la mid lane di push and roam, di pulire, avere priorità automatica sulla wave, perché acquisito l'oggetto, un auto attack di LeBlanc sull'ondata praticamente distrugge l'intera wave, se non sbaglio, senza oggetti sicuramente su questa patch. Sul live server dipende un pochino dallo scaling della partita, dalla direzione della partita, ma un auto attack lascia la backline di Minion praticamente a un HP e una distorsione di LeBlanc. Auto attack più distorsione pulisce l'intera wave, e LeBlanc poi è libera di andarsene via dalla mid lane, andare a cercare successo altrove, andare a cercare interventi altrove sulla mappa. Benvenuti su Randa degli Evocatori, e io rido perché mi sa che qualcuno si è dimenticato il PNG delle pozze. Ah sì, 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 vi hanno riaggiustato le pozze. Tra l'altro abbiamo fatto questa scoperta ieri con grazie mille, con regia, Giannetti. Scusatemi, ma mi diverto. Del numerino dei PNG che rappresenta il costo dell'oggetto. Questo era un 50 su ogni PNG delle pozze, perché le pozze costano 50. Sapevi? Sì. Non è vero. Le pozze costano 50. Ah no, so. Sì, certo, che il numerino, vabbè, stava al costo. Fare 1 più 1 uguale 2, Moonboy, per una volta che io ci arrivo. Va bene, allora sono scemo io, non importa. No, no. Questo non l'ho detto io. Non iniziare a dire una cosa del genere, perché già vedo Shaco e mi emoziono e tu non mi fai stare così male. Vediamolo sto Shaco. Start di blu, due bambole più una piazzata al Gromp per setappare la il sua terzo. Conversione sul prossimo, okay. Buff. Non andrà a proccare direttamente il campo, infatti. Non andrà a proccare solamente quando Gavush ci si avvicina pullando il Gromp. Ma clear abbastanza tranquillo. Tushi anche lui con Karthus, ovviamente parte dal blue buff per avere quel sustain di mana, poter spammare liberamente le sue Q poi nel clear. E qua vediamo un po' in azione appunto la risposta di Aphelios Lulu a Lucian Nami. Cercare il vantaggio del range nei primi livelli, reggere l'aggressione avversaria con gli scudi. Non è la versione da sorvegliante di Lulu per Paradox, il che è un pochino unusual, però comunque una versione molto difensiva dei due, perché abbiamo piede lesto per la Aphelios di Tava, quindi sustain aggiuntivo, e guarigione più barriera distribuiti tra i due. Non c'è tanta offensività da parte di Nacho Henry, non c'è un ostione, per esempio, la guarigione è in tasca al supporto, mentre Nacho è andato per la purificazione, molto utile contro sia Lulu che LeBlanc, ma anche contro il fastidiosissimo Fear di quello Shaco. Quindi non mi aspetto di vedere in realtà la bot lane degli Axolotl particolarmente offensiva. Vediamo però questo movimento di Gavush. Con un salto qua dovrebbe riuscire a passare oltre il muro senza essere visto dalla torre. Oh, oh, arriva infatti. E ora arrivano i danni. Potrebbe essere abbastanza. Eccola lì. Il flash da parte di Nacho per salvarsi. E vorrei cortesemente, regia, se possibile, un replay di questa azione, perché credo che Paradox abbia auto-attaccato il bersaglio sbagliato su quell'ultimo scatto in avanti, e questo abbia quindi permesso a Nacho di fuggire con quel briciolo di HP. Anche Gabush sperava che flash auto attack bastasse per chiudere l'azione, contando sul danno aggiuntivo, ma quel danno aggiuntivo non è mai arrivato. Fans One, intanto qui vediamo l'azione, soprattutto sì. Riguardate sfortunatamente dove ha piazzato quella bamboletta il povero sì. Shaco. La bambola è stata vista ovviamente nel momento in cui Nacho e Henry si sono resi conti che c'era l'aggressione, quindi Nacho ha potuto fare il giro un pochino più largo. E qua sì, l'auto attack è andato su Henry, e forse anche quello di Gabush è andato su Henry, perché non ha sofferto poi Nacho del danno letale o in alcun modo pericoloso. Reggono bene il colpo gli Axolotl, anche se già minacciati da questo Shaco che immediatamente si propone dopo semplicemente una mezza mappa clearata. Si sposta comunque verso la parte sud della mappa, verso la bot lane. Parliamo di Fiora contro Xante però, perché qui mi interessa molto su questo matchup cosa può portare, poiché Fiora poi a un certo punto vuole essere lei la
Da solo laner. Sì, Fiora un ottimo counter matchup contro Xante, non solamente per il fatto che ovviamente Fiora lavora molto sul true damage, sulla salute massima, con i suoi punti deboli, ed è qualcosa che dà molto fastidio a Xante, che si basa invece tanto sulle proprie resistenze, sui propri HP, ma Trimpool può andare a bypassarle, sfruttando appunto il punto di forza, la meccanica chiave di Fiora. Oltretutto Xante è anche abbastanza telegrafato nei suoi controlli, soprattutto con la Q3, il che offre a Fiora una facilissima apertura, opportunità per i parry. Se poi riesci persino a parryargli la ulti, vai a negare quello che è un elemento molto importante comunque della combo di Xante, anche il displacement offerto dalla Suprema. Ti aiuta a tenere il bersaglio un po' più fermo, a giocare un pochino meglio quindi sui propri cooldown. Arma blu da parte di Taba. Io spero veramente che oggi la chiesa sia aperta, perché Giovannetti ha avuto l'onore di iniziare, io voglio avere l'onore di cantare la prima vittoria di Tavarelli. Gabush di nuovo lì vicino. Tushi tra l'altro non è stato visto in questo tentativo di aggressione sul drago, ma è andato molto aggressivo. Sì. Gabush, io avrei paura. Cleanse subito da parte del giocatore. Gabush col flash. Tushi, ok. Prima kill per lui. Taba lo vuole, lo prende, lo brava, lo uccide. Nacho cade e ora si va verso il povero Harry. Il flash di Fanzuan dopo il flash di Harry per seguirlo, per ucciderlo, per trovare con i suoi spostamenti un'altra kill. Bella mossa. Tushi però si è portato a casa la kill, è riuscito persino a uscire dal pericolo e apparecchiarne una seconda per Lulu e scapparsene. Non doveva essere semplice per questo Karthus chiudere un'uccisione dall'altro lato del muro con così poca vita, così poco mana, ma il fatto che Fanzuan e Taba, i due damage dealer, siano continuati ad avanzare, a cercare la bot lane, ha lasciato Tushi da solo, o meglio, in compagnia di Furby contro il solo Paradox, e quindi ha ceduto questa comoda uccisione. Dren comunque non tristi di aver dato anche delle risorse in tasca a Fanzuan, a questa Leblanc che parte sulla giusta traiettoria, entrambi carry sia dalla mid lane che dalla bot lane una kill a testa, ma occhio a quel Karthus, perché l'abbiamo visto ieri proposto da dal buon Seaboy, quanto male ha fatto. Non è esattamente lo stesso Karthus, perché ieri Seaboy ce l'ha mostrato in forma di Liandry essenzialmente, mentre questo sembra essere un Karthus che sfrutta proprio il suo essere l'unica fonte di danno magico nella propria composizione, un Karthus da Luden, quindi full magic pen flat, contando di sorpassare anche la poca resistenza e fisica che arriverà dal lato dei Dren. Tanto Fanzuan davanti a sé, questo Furby così tancoso, non avanti nel game, Fanzuan potrà solamente divertirsi. Guarda quanti chakram in mano a Tavarelli. Eh sì, un paio di abilità sulla wave permettono di accumulare una gran quantità di chakram bonus. Fanzuan comunque, no, sarà un Leblanc molto tradizionale, arriva già il Lost Chapter, c'era un tomo prima nel suo inventario, non sarà la static, non ancora convinto, aspetta i buff della 13.12 per portare magari quello stile di gioco. Da parte di Gabush ancora invece non sappiamo praticamente niente, ha soltanto i gambari del Berserker, il che può far pensare comunque una traiettoria verso uno Shaco AD, se non altro, non AP, ma non sappiamo la traiettoria di build. Shaco affiancato a mid laner da Skillshot era qualcosa che giocavano in LJL, i Detonation Focus, lo scorso anno, o forse addirittura due anni fa. In due anni caso, fa con Aria, se non mi sbaglio. Sì, forse sì. Giocavano lo Shaco da Stride Breaker, lo Shaco da Spezza Passi, che arrivava invisibile, rallentava l'avversario e permetteva quindi a il mid laner da Skillshot, che fosse LeBlanc, Aria e persino Zoe, di setappare quel forte controllo su un bersaglio fortemente rallentato. Vediamo se sarà un po' una stessa versione. Fategli... Betatelo Tushi. Sta arrivando anche Furby. Devono stare molto attenti i giocatori di Dren. Stanno aspettando il proprio compagno Fans. Lì vicino non potrà veramente rispondere, perché vede fin troppi giocatori avversari. Taba va a ripulire la minion wave. Livello 6. Veglia lunare a disposizione, come da parte di Nacho e di Harry. Il loro sterminio e la mareggiata. Quell'onda che andrebbero a cappare
il giocatore avversario. Tush inizia questo drago, drago che arriverà da parte dei giocatori di Yaxolot. Attenzione a Tabarelli che potrebbe provare a muoversi con il suo Severum. I danni ci sono, poi la veglia lunare, oh, potrebbe arrivare su Tush, potrebbe arrivare su Nacho. Nacho prova ad danzare, intanto Gabush trova la kill ancora di Tabarelli, la ultimate da parte di Tush per trovare almeno un'uccisione. Non riuscirà a Tavo a uccidere il povero Nacho, ci penserà forse su Harry, invece non riesco nemmeno ad arrivare a lui. Una kill solamente. Una sola kill, però comunque un po' di danno. Ottima manovra di Fanzone con Corelle Blanca, ballare un po' tra la doppia distorsione, abbaitare un po' gli skill shot da un lato e dall'altro, chiudere quella prima kill. Se non altro gli Exodus si portano a casa il drago, che arriva come secondo tentativo su quell'obiettivo. Però di nuovo, seguire con gli occhi un po' quella LeBlanc, si tuffa dentro, prima distorsione, una seconda per aumentare il danno interrotta dalla mareggiata. Si ritorna alla prima distorsione per baitare la bolla, si ritorna alla seconda per uscirsene tranquilli. Furby che manca la sua R2, non può neanche riapplicare quel danno, riapplicare quell'aggressione. Poi purtroppo LeBlanc non particolarmente in salute per riunirsi al resto dello scontro. Gabush non il perfetto micromanaging del clone, lo lascia un po' indietro, c'è da dire. E letalità nel suo inventario. Quindi quello è uno Shaco assassino in tutto e per tutto, lo Shaco da solo Q. Ho sentito proprio la magica solo Q? Certo. Vediamo se sarà veramente così letale oppure se sarà lo Shaco che troviamo tutte le domeniche quando andiamo a rankare e gioca con noi naturalmente. Voglio mettere le mani avanti. È non una brutta situazione per i Trend comunque. Un early game che sta trovando una bot lane praticamente alla pari. Nacho certo non lo stesso score di Taba, Taba molto ben piazzato con quell'1-0-2, ma una ventina di CS di differenza che bilanciano, appunto, come vediamo, un equilibrio monetario tra i due tiratori. Che è quello che Aphelios vuole. Lucian vuole partire con un buon early game. Certo, adesso con i nuovi oggetti, appunto, vedi quel rasoio della tempesta di cui parlavo nella scorsa partita, per fare un po' da primo ponte verso gli oggetti da scaling maggiore. Con la Gale Force poi arriva la grande minaccia di Lucian. Una Gale Force che prima era sì un modo per continuare a raddoppiare sulla mobilità e l'aggressione di Lucian, che adesso da quando è stata reworkata e leggermente cambiata, diciamo, soprattutto nell'output di danno che offre, diventa uno strumento ancora più efficace. Abbiamo visto VZZ in particolar modo dei match mostrarci tante giocate aggressive. Tava con il flash veglia lunare su più persone, teletrasporto per salvare i propri compagni. Furby vede la forgia a disposizione, il richiamo potrebbe partire. Il suo corno per fare effetto, Gabush prova a entrare, eccolo lì con la sua copia. Quello è un fake, andrà a colpire lo stesso Tush, TP, questo da parte di Fenz. Potrebbe partire il dio della forge, il flash di Gabush che non va a segno. R2 che va a colpire lo stesso Fenz One e poi prova la fuga e ci riuscirà lo stesso Furby. Danni da parte di Fenz su Henry. Buona la ulti di Furby a tagliare un po' l'avanzata di Fenzone, è riuscito ad arrestare quella LeBlanc. C'era bisogno lì appunto di coprire terreno, di impedire l'avanzata. Un pochino maldestro questo intero ambaradan da parte degli Axolotl, qualche piccolo passo falso soprattutto riguardo attorno al clone di quello Shaco. Rischiare Tushi così colto in quel Fiar non era una bella situazione per lui, però alla fine non hanno sofferto il tentativo, non hanno sofferto la mossa. Axolotl che cercano di rimanere a galla dove possono, vedono forse in questo momento nella top lane la loro maggiore speranza, o meglio nella top side appunto. Quella bot lane ancora un po' non riesce a distinguersi, però Fiora sta andando bene, Karthus sta tenendo bene il passo e quindi sappiamo avrà quell'immenso potenziale sul suo scaling. E anche Ornn per ora sta facendo un buon lavoro nel mantenersi neutrale su quella corsia centrale senza dare troppe opportunità alle Blank. Può andare su Nacho, Gabush! Gabush! E danni. Prova. C'è anche Fanzone lì vicino. Mm-mm. Alla fine sono solo placcature per i giocatori! Che danni. Stavo guardando la torre. Fanzone stava per dire now you see me, now you don't. Che campione che è LeBlanc. Che campione. Io sono recentemente diventato un LeBlanc enthusiast. Top lane prevalentemente. Come top lane, no? Sì. Tank, no. Tank LeBlanc top lane. Con l'Iceborne Gauntlet, la maschera dell'abisso.
Però anche Midlane l'ho provata con quella nuova versione, appunto, che ti dicevo, quella statica oggi. Grande successo. Mi ha dato 0-16 il mio Midlane all'avversario. Ah, pensavo 0-16 a te. No. E chi era quel Midlane all'avversario? Era il bot? Era un bot? Era un bot, no, medio? Quasi. No. Se tu ci stai ascoltando, scusami, scuso io a nome di Mumbone. No, ma abbiamo quasi perso quella partita, quindi non abbiamo persa, però abbiamo quasi perso. E poi è Vladimir, anche se 0-16 a un certo punto faceva comunque male, era comunque una minaccia. Grande amante Karen di Vladimir. Che throwback. Vladimir di Karen è veramente un... Ma tu mi hai parlato delle blank, mi ricordavo le blank di Fakers... Di Faker in battuta, poi in quel primo mid-season invitational, se non mi sbaglio, in cui Game 5 c'era Mr. Coach Coma che disse: a proposito di Maschera dell'Abisso, primo oggetto per Furby a questo giro. Bloccato, mareggiato, arriva Gabush, l'ultimo da parte di Tucci, Tabarelli prova a fare male, veglia lunare, Sunnaccio! Henry si è salvato con quella briciola di HP. Fans One non vuole! Lo prenderà, però. Henry, taunt globale con quella Nami. Tira tutte le attenzioni su di sé, non va giù. Grandissima resilienza. Qualche piccolo mistake, qualche piccolo errorino da parte di Dren sul loro focus, sul distribuire le loro attenzioni. Danni che sono dati un po' ovunque, ma senza finalizzare niente. E come menzionavo, quella maschera dell'abisso molto preziosa, appunto, per ridurre la minaccia magica di LeBlanc, ma anche ridurre la resistenza magica di tutti i campioni dei Dren che saranno a stretto contatto con quel Ornn, e quindi rendere ancora più minaccioso quel Karthus. Questa è proprio una gran cucinata da parte degli Axolotl. Qua si vede, si sente lo zampino di Raze, si sente l'indicazione del coach. Questo è un piano costruito proprio ad hoc per rendere questo Karthus una straordinaria minaccia. Aspettiamo solo i teamfight. Gabush ci prova. Gabush colpito. Per favore, signor Gabush. Tucci ha una precisione con queste Q da davvero cecchino. Allora, io devo dire una cosa. Devo rispondere a Wolcat. Wolcat dice: ah, ho visto quando ha giocato con gli Sport Empire. Bravissimo, eh. Aspetta, perché Fansman si mette avanti, Gabush, poi ne parliamo di Tucci. Ok. Potrebbero pensare di continuare, entra Fansman, Tucci! Buoni danni. Rischia tanto, c'è visione, rimangono lì vicini, preso l'Herald. E si esce. Senza follow back, non c'è follow back, dicevo. Puliti. Però io mi ricordo i due game con Kha'Zix. Quei due game con Kha'Zix sono stati... abbastanza criminali, Tucci. Beh, siamo comunque... mi dispiace. Stiamo comunque parlando di un giocatore che ha militato negli Sport Empire. Nel senso, c'era un limite. Vabbè, abbastanza. Guarda, concreto. Allora, vogliamo dirla così. Anche Tucci ha giocato in Proving Grounds la volta dopo. Perdendo la finale con i Wibidu. Si è fatto un bel percorso. Si è fatto un bel percorso. Come Sandalo e come Paradox. Sandalo, dopo il 14-3, ha detto basta. Andiamo nella high note. Paradox, vabbè, lo stiamo guardando, Fanzuan! Ouch! Che moves! Devo dire, a proposito dei giocatori che sono passati per quegli Sport Empire, questo farà male a Fanzuan? Non così tanto, ok. Non c'era il proc di Luden disponibile per Tucci, forse nemmeno il First Strike. No, il First Strike, per forza, c'era. Però, a proposito dei giocatori che sono passati per quegli Sport Empire, Fanzuan non l'ho mai visto così carico. Non l'ho mai visto così preciso, non l'ho mai visto così pulito come in questa partita, sai? Diversi game ormai è passato sotto i nostri occhi. Ed era sempre sembrato un po' lì per riempire il ruolo del mid laner. Ma qua il TP sta su Dripple, si porta di là, bravissimo, si fa volare Fanto all'interno della torre. L'ultimo utilizzo della W per scappare. Wow. E ci riesce! Bravissimo Dripple, un parry spettacolare. Cos'ha perriato lì? Cos'è stato quel CC? Forse proprio la Q3 di Cheng. Cheng ha setupato benissimo l'aggressione con quel doppio pullback sulla fiora avversaria. Fanzuan però un po' incauto nel buttarsi proprio nella traiettoria di Dreampool, assorbendo lo stun di quel parry e permettendo a Dreampool di avere una fuga così facile, così semplice. Mezzo miracolo, mezzo miracolato Dreampool su questa azione. Ma andiamo a rivederlo, perché questo 1v3. Grazie mille. L'ho già vinto e voglio partire con una parte negativa. Kabush, capiamo meglio la distanza del muro. Guarda lì. Ops. Sì, si è un po' schiantato sul muro, non ha raggiunto direttamente il suo avversario, però qua. Bel primo pullback. Ha perriato. Eh sì, proprio la Q3 di Cheng.
E Cheng e Gabush erano già girati, vedendo arrivare LeBlanc, ha detto: vabbè, ci pensa Fenzon. Un'altra kill per la nostra LeBlanc, un'altra kill per il nostro assassino. Noi siamo comodi. E purtroppo non è mai arrivata l'esplosione. Tava sul Nacho! Con Gabush che provava a uccidere l'ultimo colpo di nuovo. Ogni volta manca così poco. Sono piccoli, grandi errori che potrebbero però portare a un late game rischioso. Non è la prima volta che i Dren arrivano a un soffio da una kill che poi sfugge loro tra le mani. Su questo c'è ancora un po' da lavorare. Il double tap, cosiddetto, per assicurarsi che l'avversario non si rialzi più, non possa ancora mettere le ali ai piedi e andarsene via da questa situazione difficile. Nonostante questa alta pressione, nonostante stiamo vedendo i Dren abbastanza aggressivi, abbastanza lanciati, vantaggio monetario è minimo, soltanto 1000 unità. Non si sta ancora distaccando e vedere quel Karthus in vantaggio monetario un po' mi preoccupa, devo essere sincero. Perché ieri i Magico hanno semplicemente stretto i denti finché quel Karthus non è arrivato online e Tushi potrà fare lo stesso in questa partita. E se arriva molto prima, allora sono guai ancora più grossi per i giocatori dei Dren. Dren che provano a prendere il vantaggio di draghi, lo faranno con la presa di questo terzo drago. Welcome back, drago della nuvola, mi sei mancato. Forse anche no. Ora, corsia superiore, Fanzone continua a premere su questa corsia. A questo punto veramente poteva fare Static Shield, eh. Cioè. Sì, per prendere pressione sulla Silent, a questo punto ci stava. No, però... semplice side laning LeBlanc. Il wave clear, certo, è sempre una preoccupazione, certo, è sempre uno svantaggio, ma hai il grande vantaggio invece di essere impossibile da acchiappare su quella Siphon. Se arriva qualcuno a disturbarti, hai strumenti come la distorsione per portarti a spasso qualsiasi inseguitore. Cheng prova a giocare contro Dreampool, mentre dall'altra parte i giocatori dei Dren mettono pressione in corsia superiore. L'aggressione che arriverà da parte di Nacho, i danni arrivano, sterminio! Fanzone si mette davanti! Fanzone! Manca poco! No! No, 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 ancora no! Dobbiamo iniziare a contarle. Quante kill stanno sfuggendo ai Dren per un soffio di HP? No, non dovrebbe bastare. Ok, anche qui però... quanto ancora serve per arrivare online a Tushi? Già. Sarei aspettato un po' di più, effettivamente. Comunque siamo almeno a quota 5, almeno. Avrebbe fatto una tutt'altra figura su quel tabellone, 9-2, invece che 4-2, come siamo adesso. Purtroppo tante uccisioni sfuggite per un soffio, per un attimo. Non riescono a essere incisivi, non riescono a finalizzare, non riescono a lanciare ancora di più questo AD carry e questo mid laner avanti. Soprattutto questo Shaco per adesso un po' invisibile, non come Shaco vorrebbe esserlo. Una leggera partecipazione, sì, ma non sta snowballando. Sta arrivando il taunt. Altro bel parry, bravissimo Dreampool. Precisione continua da parte di questa Fiora, non sta mollando di un centimetro. Sa che questo duello con Cheng se lo può portare a casa Xante solamente se Dreampool fa qualche sbaglio, non usa bene le proprie abilità, si preoccupa di rimanere sempre in piedi. E poi, tanto arriverà qui due o tre oggetti dove quella Fiora poi inizierà a diventare una concretissima minaccia sulla sideline. Tava prova ancora a premere sulla corsia centrale mentre ricorda il suo compagno Gabush. Si avvicina Gabush su Nacho! Il dio della forgia potrebbe fare molto male. Tava riesce a danzare. Fanzone, i danni che arrivano su Harry. La veglia lunare. Tavarelli finalmente trova un'uccisione. Teletrasporto da parte di Dreampool per arrivare a prendersi The Cheng. Potrebbe essere il Cheng Cheng da parte di Dreampool. Il parry alla kill da parte di Tushi. Ora Tavarelli prova ancora a danzare. Dreampool si mette davanti come frontliner. Non riuscirà ad andare avanti. Gabush. Ancora lì, ancora la ulti disponibile tra l'altro questo. Viene preso, i danni ci sono. Eccolo Tavarelli che la uccide alla fine. La morte di Gabush sarà resa finalmente buona. È uno scambio paritario tra i due jungle. Tra l'altro non c'era neanche una taglia su una di quelle uccisioni. No, l'unica taglia su Fiora in questo momento, ma non riescono a riscattarla i Dren. Partita molto difficile da giocare per Nacho nello specifico, che si vede costantemente bersagliato da quei due assassini dall'altro lato della mappa. Ma oltre a questo, di nuovo, vedi, qua tutta la differenza avrebbe fatto aver trovato un'uccisione, due in più nel corso della partita, qualche assist in più con quello Shaco. Quanto a fondo devono andare per chiudere queste kill i Dren
quanto devono esporsi. Ha poi l'ingresso di Dreampool, che con questa Fiora, l'abbiamo detto, sta iniziando a diventare una concreta minaccia. Il suo scaling sta avvenendo e quegli slow e quei danni si fanno sentire, e come. Yavush, tutto sto fight aveva la ulti e non l'ha usata. Anche quando su questo ultimo movimento avanti si è praticamente sacrificato, non ha trovato il momento giusto per droppare un po' quell'aggressione, lasciare quel clone, lasciare quella minaccia. Un vero peccato, un vero peccato. Gabush che si trova nella parte alta di mappa con lo stesso Paradox che lo sta provando a aiutare, Furby che continua a provare a spingere Minion Wave e a lunare. Troverà gli avversari, i danni ci sono su Nacho. Quello avrebbe fatto ancora più male se Tau avesse anche trovato il primo marchio con la sua Q. Ci sarebbero stati due marchi da attivare. E quella è la combo di Aphelios per cercare anche un 100-0, anche la Gale Force per cercare l'astitino. Si riesce a dare abbastanza colpi, fare abbastanza danni a un bersaglio primario. Fenzon è tanto tempo che ha quei due bastoni colossali in tasca. Dove arriva sto Rabadon? È un po' ferma quella LeBlanc. Non riesce a trovare la giusta opportunità per conquistare quel grande oggetto, quella grande spike. Fenzon! Harry ogni volta gli sta attento, eh? Eh sì. Quando si parla di bersagli fragili, bersagli semplici, tra virgolette, Dreampool, l'occhio, perché già ha fatto diverse magie. Harry molto posizione. Buono, però c'è l'attimo da partire Cheng, poi l'azione da partita Varelli che prova a continuare a fare del male all'avversario. Tu ci trova la kill, Dreampool si rimane nascosto, poi arriva con la sua di Ultimate Paradox a salvare il compagno. Serie interrotta nelle mani di Tabarelli. Fenzo nel frattempo si è mangiato Henry. Immagino se lo sia proprio pappato, bones and all, senza lasciare niente. Grande, grande minaccia sicuramente. Botlane però, appunto, quello è il rischio che corri con un Karthus, anche la sua presenza globale. Tushi addirittura con adesso il suo oggetto mitico potenziato. Oggetto mitico potenziato che non ha nemmeno Furby, visto che si è diversificato la sua build con tante componenti che vanno in tante direzioni diverse, lasciando prima quella maschera dell'abisso. Questo è un po' lo svantaggio con Ornn quando non vai dritto al sodo con il tuo oggetto mitico. Arrivi a livello 13 e ancora non hai l'oggetto che puoi potenziare. Quelle sono statistiche che adesso mancano dall'inventario di Furby semplicemente per una preferenza d'ordine nella sua acquisizione. Adesso che arriva il Jaxxio, arriverà anche la sua trasformazione. Mi ricordi ancora come si chiama la trasformazione? Il parassita innominato. Dun 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 dun! Mi sembra, almeno qualcosa del genere. Mi ricordo se è innominato. Vabbè. Parassita sicuramente. Innominabile? Innominabile. Tanto qui i due team si stanno guardando. The Cheng e lì rimane fermo. Tava sta ripulendo la Minion Wave con l'arma viola. Il parassita è innominato. Grazie. Luden invece è l'occhio di Luden. Cosa? L'occhio di Luden. Il Luden. Ok. Giusto per informazioni d'ufficio. Sì, certo. Poi vedremo anche il tifone. Date per esempio cosa. E il meraviglioso deicidio dell'annientatore divino. Ok. E Henry ancora non è il mitico, ma penso stia andando verso verso Lelia. Il flash! Scusi, ma ho visto un Nacho morto. Certo. Ho visto un Nacho mangiato. Divorato. Gustato. Sì, in questo momento appunto il si chiama Calice della Benedizione, quel nuovo componente alimentare di Henry, che verosimilmente diventerà gli Echi di Elia. Anche gli Echi di Elia hanno un bellissimo nome di oggetto di Ornn. Ma ci arriverò tra poco, perché c'è un movimento che inizia a scaldare la mappa attorno al potenzialmente anche Barone. Qui Dren ritorna in base. C'è l'item comprato da parte di Taba, item comprato da Fenz. C'è anche quello per The Cheng. Riescono a fare un po' di mercato, un po' di acquisti. Tava si mette subito così molto avanti, attenzione però la torre che dovrebbe cadere in questo preciso istante. Fenzon ci prova ancora, Tava inizia a fare male, Tava
Veglia lunare, non trova nessuno. Capush si mette nel mezzo, dio della foggia, potrebbe essere abbastanza da trovare la kill. Tava con la Gale Force, non riuscirà a vivere. Ora sì, invece riesce grazie a Paradox, la sua crescita selvaggia. Furby con Leon. Bravo qui Naggio, mettersi in avanti. Anche tu ci deve stare molto attento, però Gabush ritorna indietro, quella del suo clone. Oh, non bastano i danni, alla fine nessuno va giù e c'è sempre Dreampool in quella side a rappresentare una minaccia con il suo spaccascafo. The Cheng non riesce a tenerlo, Dreampool si sta prendendo l'intera bot lane. Nessuno riesce a fermare questa Fiora. Nessuno ci riesce, The Cheng non può veramente rispondergli. Lo spaccascafo lo aiuta tantissimo. Cave Paradox. Mossa sul barone. Sono stati visti, credo, da quel Trinket. Penso sia stato appena usato. Richiamerei un attimo la scoreboard dal basso. Forse regia. Oh, Tushi! Passo di salute. Il jungler è fuori gioco. Questo non è il barone può per i trend. Fightare. Attenzione! La bolla. Gli si è ghiacciato il sangue nelle vene. Meanwhile on the bot lane. Dreampool ha deciso che The Cheng non deve fare mai un'intervista. Il prezzo da pagare per questo barone. Dreampool incessante, pressione costante su quella bot lane. Si prende un inibitore. Cheng ha provato con la sua vita a fermarlo, ma non è riuscito. Non è riuscito a sbloccarsi. Un'altra cosa da menzionare. Gabush è andato per l'artiglio del predatore. Sì. Anche questo oggetto diverso adesso. Non più l'oggetto Vero. Mitico di prima, perso la sua classificazione a mitico. Un oggetto che adesso fornisce essenzialmente un potenziamento al prossimo auto-attack dopo che il campione esce dall'invisibilità o da uno scatto, da un blink, come Shaco fa con la sua Q. Quindi ogni primo auto-attack di Shaco dopo la sua Q non viene amplificato solo dalla sua Q, ma adesso anche dall'artiglio del predatore. Ha un per due, diciamo. Ha un gran bel boost di danni. Shaco può andare in stealth, puntare ad un target fragile e tirargli una bella coltellata nella schiena. Occhio, occhio, occhio alla sua progressione. L'altro dettaglio è il meraviglioso nome del potenziamento di Ornn degli Echi di Heli, l'oggetto mitico che sta costruendo Henry. Sai come si chiama? Non Dimmi. Puoi saperlo. Si chiama I Lamenti della Città Urlante. Che nome! Che nome? Scusi, me lo puoi ripetere con quella voce? I Lamenti della Città Urlante. Al cinema! bisogna ricordare quello che facevi prima, In tutte le sale. In tutte le salse, anche. In tutte le salse. Soprattutto quell'hamburger sulla pizza. Quello è pregabo dopo, scusatemi. Oi. L'aggressione non ci ha battuto! Tabarelli! Entra Fenzuan. Fenzuan su Henry! Ok. Eccoli l'assassino che vorrei. Eccoli lì, entrambi gli assassini. Shaco e LeBlanc. Che coltellate, che mazzate che hanno tirato. Oh? No, okay. No, solo il clone. C'è anche tutto il resto. È solo il clone di Shaco che va giù. LeBlanc tiene. Nonostante quel carto si faccia sempre più pericoloso, con ormai anche un Rabadon e un piccolo gioiello della rovina a condire il tutto. Non basta. Non basta. Che sofferenza per Nacho. Che brutta partita deve essere da giocare per lui. È come quando in solo queue ti trovi a giocare contro il jungle che viene sempre bot e tu lì. Bravo. Che ci devo fare io qui? Quando il Rengar con 20 uccisioni e vedi gli occhi comparire sopra e ti dici: beh, sono morto. Non posso farci. Ma molto prima, anche quando è 2-0 perché hai trovato due kill per caso in giro. Sì. Ma appena vedi quegli occhi dici: ok, ti metti l'anima in pace. Non scappi nemmeno, rimani fermati, vai incontro, dici, vieni da me. Il meglio che posso fare è mettermi in mezzo alla mia squadra, così forse dopo che io muoio la mia squadra lo uccide. Ma neanche, perché tanto quel Rengar ha la Draktar e quindi dopo avermi ucciso diventa invulnerabile, invisibile e scappa via. Figuriamoci. Queste sono le nostre storie di Ranked. Non abbiamo mai giocato insieme, anzi un paio di volte abbiamo giocato insieme tutta la mia vita con forse te. Forse sì, forse qualche volta sì. Sì? Tanto, Fenzuan! Cosa fa Nacho qui? Cosa può fare Nacho? La maneggiata non servirà a niente. Fenzuan e Tabarelli flash! Cheng dietro e ricade! Sono double kill! E double crunch! Dren arrivano a sgranocchiarsi ancora una volta quei fragili campioni dal lato Dreampool. Avversario. Dreampool. Per favore split pusha! Ping, punto interrogativo da parte di Dren sulla posizione di quella Fiora. Non penso che riuscirai a chiudere il game, caro Dreampool. Possono chiudere loro, però. Tabarelli ha le armi giuste, Può iniziare, 1-2. Sì. Dreampool ci prova. Dreampool non ci riuscirà! La chiesa!
Tamarelli! È stata riaperta per voi! Lo senti? Lo senti l'organo che suona? Senti i cori angelici? Tamarelli! Questo direi che ormai fuga qualsiasi dubbio su chi sia il sacerdote supremo della Chiesa, perché per la sconfitta qua ieri c'era qualcun altro. Non c'ero io. Non c'era lui. Non grazie, c'era lui. Grazie mille il fatto che ieri non potevo... Tamarelli, lo sapevi, io te l'ho detto quando ho detto che c'eri. Se abbiamo riaperto la chiesa, il fedele a Bucinasco l'abbiamo aperto. Non mente, non mente. Che partita. Ti ricordo l'ultima volta che mi ha detto una cosa del genere? Un team è disbandato. Non ho detto che vincono lo split. Ho detto che hanno fatto una bella partita. Ho detto che hanno fatto una bella partita con uno Sciaco in giungla, oltretutto. Un LeBlanc doppio assassino mid-jungle che hanno fatto un lavorone in quei team fight. Bisogna dire però una cosa. All'inizio quanta fatica! Sì, ci hanno messo un po' a staccarsi dal suolo, effettivamente. Ci hanno messo un po' a raggiungere quello status di effettiva minaccia. Però in realtà hanno preso qualcosina già dall'inizio. LeBlanc è comunque partita con le sue due uccisioni. Sciaco con la sua kill, il suo assist, che non stanno snowballando, non sono un fiume in piena. Però hanno quel leggero vantaggio da dire: ok, non ti sto uccidendo a spam ogni volta che responi, però ho il mio vantaggio. E quando arrivo ai miei due o tre oggetti, ti vengo a cercare ancora più forte di come sto facendo adesso. E l'abbiamo visto in quei fight, non c'era veramente niente che Nash potesse fare. Era un Lucian, era lui quello che voleva andare a cercare il trade rapido con gli avversari, ma dal niente, dall'invisibilità, gli spuntava fuori uno Sciaco, gli mettava un coltello nella schiena, LeBlanc dietro un muro, una combo, e non poteva fare niente. Scoppiava ogni singola volta, costretto o a un'immediata ritirata, e quello è perdere il carry primario, perché poi non hai altri danni fisici nel fight. Hai un Orb mid lane, un Karthus giungla che certo può fare danno, ma molto spesso non era presente immediatamente pronto per reagire, e una Fiora che comunque non voleva giocare team fight. Era una Fiora da split push con lo spacca scafo che voleva dedicarsi solo alla side lane. Andiamo a vedere gli MVP quindi per questo match. Tava, Fanzone e Gabush, tutte e tre mi vanno bene. Naturalmente io ho il mio voto, voterò dopo in chat, entrerò in chat solo per votare. Direi ottimi candidati, tutti e tre hanno fatto una gran partita, sono stati direi tre maggiori portatori del successo della squadra. Partirei dal duo mid jungle, io personalmente, ma anche dalla botlane Taba e anche Paradox si sono saputi distinguere, reggendo una fase di corsia. Sei sicuro di quello che bene. Dici? Non ha giocato Nautilus? No, è vero, non ha giocato Nautilus, però hanno retto la fase di corsia bene. Vero. Le ulti Lulu sono arrivate dove dovevano arrivare quando Taba faceva il passo falso che gli faceva che lo faceva finire dentro una bolla o dentro un controllo, dentro un ulti di Ornn, qualcosa, e quindi non riuscivano comunque mai da solo a seguire su un CC su Aphelios, perché c'era sempre la protezione di Lulu a parargli un po' le spalle. Di conseguenza, gli Axolotl l'hanno presa un po' larga e non mi è dispiaciuta comunque la strategia che hanno cercato di proporre, però questo doppio assassino ha un po' proprio scoperchiato le loro intenzioni nel fight. Anche perché Furby a un certo punto veramente non riusciva a tenere, no. Perché anche quegli oggetti erano più adibiti per bloccare lo stesso Fanzuan, lo stesso Gabush. Magari l'assassino lo contieni, però comunque a un certo punto devi fare conti con una Felios, che è un hypercare da late game e che i tank li sa gestire. E nel momento in cui il tank è lì che tanca, ma non c'è qualcuno che faccia l'anni dalla sua, perché Lucian è già stato rimosso dal fight, puoi fare poco. L'unico miracolo a quel punto rimaneva Dreadnought Silent, che un inhibitor, per carità, se l'è preso, ma non è riuscito ad arrivare oltre. Stavo pensando anche al fatto che in questo caso i ragazzi dei Dren sono il penultimo team a trovare la vittoria, perché l'unico team a non aver trovato vittoria ancora al momento gli sono enemies. Gli enemies, che è un po' la storia del sì, io sono salito la volta scorsa, questa volta sono salito, quindi io sto perdendo la voce completamente. E dopo una partita del genere, dopo uno Sciaco così, dopo un Tamarelli del genere, vuoi? Guarda, le devo offrire al mio grande personaggio, nonché facciamo il sacrificio. Facciamo il sacrificio a Tamarelli, che è pronta all'intervista. Quindi noi offriamo questo a Tamarelli. Il corpo. Signori, sono in intervista post partita con il redivivo Taba, la cui chiesa ha riaperto i battenti con la Vestale Etrurian che ha dato il via alle cerimonie. Taba, bentornato innanzitutto, bentornato. Devo immediatamente chiederti un pochettino come è stato il tuo processo di reinserimento nel roster, un roster che ti vedeva senz'altro anche come una delle voci importanti in termini di shot calling, almeno quello che ci aspettavamo, forse anche un po' quello che è mancato al team in queste 2 settimane d'assenza, ma lascio che sia tu a raccontarcelo.
Sì, allora inizialmente ho avuto l'opportunità di naturalmente dall'off-season allenarmi con la squadra, poi purtroppo per questi 10 ultimi giorni praticamente non era possibile per me giocare, quindi ho dovuto purtroppo lasciare il mio team con Spark comunque, che ha fatto un grande lavoro appunto nelle condizioni in cui è stato messo, quindi tanta roba. Però sì, naturalmente non è stato un grande inizio, però diciamo ieri è stato abbastanza partita abbastanza complicata, però sì, considerando tutto, considerando che non giocavo da 10 giorni, eccetera, mi ci voleva un po' di warm up. Quindi dai, oggi è andata meglio, siamo contenti. Eh sì. Tutto bene quando finisce bene, assolutamente. Racconto una chicca. Stavi giocando a game, non puoi saperlo, ma mi raccomando, riferiscilo a Gabosh. A vedere il vostro game è arrivato Veigar V2. Alla notizia che c'era un matchup Shaco contro Karthus. Si è ovviamente fatto Grande sotto Shaco. e ha aperto degli interrogativi. Poi io, nei limiti di quello che puoi dirci, vorrei che ci raccontassi cosa è successo nelle comms quando probabilmente da Gabosh è arrivata la richiesta di giocare Shaco. Ma sicuramente tante risate. Diciamo l'ambiente in questo team è molto bello, ci troviamo molto bene, ci divertiamo proprio tanto nei game, anche nel game di ieri, nonostante fosse abbastanza tragico, ce la stavamo passando molto bene. Quindi sì, abbiamo un po' sperimentato in scrim. Kabush gioca tanto Shaco, quindi why not? Sfruttiamo i nostri punti di forza. E diciamo, sicuramente è difficile per un team che non è abituato a giocare contro questi tipi di pick adattarsi sul momento, no? Quindi è sempre diciamo una curveball lanciata così in officials. Quindi sicuramente ci sta. Poi adesso, naturalmente, i prossimi team dovranno anche partire dal presupposto che c'è sempre quell'incognita, no? Un po' come di solito sono i Draven nei campionati, no? Quando qualcuno picca il Draven, poi diventa sempre un'incognita nei game successivi, negli official successivi. Anche questa, diciamo, curveball ci ha aiutato tanto in questo game, ma sicuramente sarà un'incognita che farà pensare 2 volte, insomma, ai team che sfideremo. Assolutamente. Poi sta facendo una ottima stagione finora Gabusha anche con i pick più ortodossi, quindi senz'altro diventerà complicato draftarci contro. Un'ultima cosa, Taba, adesso che il team si è riunito, abbiamo il quintetto titolare. Raccontaci quelle che sono le oneste e verosimili aspettative che hai per questa tua stagione in PG Nuts con questi Dren. Ma diciamo che io parto sempre dal presupposto che bisogna avere una squadra unita, diciamo più ho giocato, adesso sono quasi 3 anni che ho giocato competitivo, più passano gli anni più mi rendo conto che le stelle diciamo contano fino a un certo punto, ma l'importanza più grande è appunto la squadra, quindi l'unione, l'essere diciamo sulla stessa linea d'onda e avere tanta voglia di fare, e sicuramente questa è una squadra in cui vedo tutte queste caratteristiche, insomma. Quindi aspettative, diciamo, non sono, non arrivo, non vengo qua a dire vinceremo 100%. Diciamo che già fare i playoff sarebbe un'ottima cosa e sono convinto che ce la possiamo fare, però one step at a time, non voglio appunto guardare troppo in là. Lavoriamo, ci alleniamo, ci divertiamo e questo è quello che basta. Grazie mille Taba. Ti chiedo di salutare a nome di tutto l'analisi desk della chat anche il buon Paradog che abbiamo tenuto appositamente fuori dal MVP Poveretto. contention. No, non è vero. Però abbiamo dovuto decidere a chi tagliare la testa per far spazio all'eroe di giornata Gabosh. Mi raccomando, riferiscili anche della presenza in chat di Veigar che ha avuto molti interrogativi. Magari digli di dare un'occhiata a Twitter perché c'è un po' di discussione attorno a quel game. Grazie ancora e bentornato Tava. Speriamo di averti in intervista presto. Grazie, grazie Ciao ciao. mille. Ciao ciao. Bentornato Taba e devo dire un ritorno che viene accompagnato anche da un giusto MVP. La chiesa è Assolutamente stata sì. aperta a 360 gradi, i suoi fedeli sono arrivati e gli hanno consegnato la corona dell'MVP. Poi è Sì, affissi tutto incredibile, al trono. Taba deve avere queste, almeno capito, almeno 2 o 3 volte a split dove per qualche motivo mette mani che sia a Felios o che sia a Kalista e ti tira quei game di tipo dove vedi che effettivamente mette dei danni fuori di testa. Quella Philios sul Red White che aveva praticamente una pentakill davanti lì in midway, penso che l'abbiano visto in quasi tutti, ed era
proprio senti quanto il fatto di vincere una corsia e poi di poter spingere la sua lead non è qualcosa che magari la fa nascere meccanicamente, ma proprio lo sento molto più presente in voice. E da fuori sono sicuro che questi trend sono sembrati sicuramente più da metà classifica, contro degli Axolotl che hanno proposto, però si è vista veramente palesemente la differenza tra la coordinazione che può portare un team come i Machko, con la stessa comp che li ha effettivamente messi in difficoltà ieri, a quella di oggi. Perché nonostante tutto avessero il Karthus con i gold che voleva, la Nami con gli item giusti, non sono mai riusciti effettivamente a premere due tasti insieme, rendere comunque quella R di Karthus così forte con l'E di Nami. E ci ha messo almeno una mezz'oretta prima di rendere poi la partita effettivamente troppo movimentata per quel Lucian che ormai aveva finito la benzina e si è trovato praticamente contro quel monster Aphelios con sempre le armi giuste, sempre al posto giusto, col supporto di uno Shaco. Props, a me piace molto vedere appunto questi jungler atipici, ma soprattutto vedere due stili completamente diversi. Infatti ho subito avvisato Vegarvi 2 del matchup in giungla stranissimo. È stato molto divertente come game anche vedere queste piccolezze che appunto andavano un po' a contraddistinguere i giocatori che, per quanto tu possa essere magari main Shaco, il fatto di avere come first base gli attack speed boots effettivamente ti storce un po' il naso per un assassino che magari vuole avere la sua letalità prima possibile. Però è stata una partita piena di errori, ma molto molto più indicativa degli stili secondo me più caratteristici di questi player, perché alla fine secondo me il circuito della IRL deve essere appunto evidenziata sugli strong points dei giocatori che effettivamente entrano a far parte di questi roster. Non stiamo cercando la fotocopia di Faker o di Rookie. E invece qui abbiamo visto Fenz che tira un LeBlanc fuori di testa. È stato probabilmente il suo miglior game, forse il secondo all'MVP, solo per il ritorno di Taba che fa sempre piacere. Dreampool che con la sua Fiora riesce a portare quasi tre persone in side lane e portarsene a casa due. Un'ottima performance da parte di Tushi con il Karthus che porta sicuramente l'ace su PGG, se questo game potesse essere visto come una mezza solo queue. E devo dire anche l'ultimo membro, forse un pochino più da spettatore, è stato quell'Ornn in mid lane che continuava a potenziare ogni oggetto e effettivamente rendeva la comp degli Axolotl unlosable, ma la mancanza di coordinazione e di gioco di squadra di questi 5 li porta ancora una volta a perdere un game mai effettivamente possibile. E un po' presi fuori posizione in mid waves, un po' non coordinati con quello split pusher che ormai era letteralmente Thanos. C'è tanto da, diciamo, perfezionare per i ragazzi di Raids. Le idee questa settimana forse ci sono state un po' di più, però la vera gloria va il fatto di aver ricevuto un ennesimo team che sono i Dren con la loro formazione, con Capitan Taba che porta sempre queste lineup, tra l'altro, a farti un po' dubitare effettivamente, ma questo quinto, quarto, sesto posto non è che zitto zitto riesce a inserirsi un po'? Che poi ce l'ha anche confermato in intervista, ha dovuto semplicemente prendersi il suo tempo per carburare di nuovo, per mostrarci quello che effettivamente ci aspettavamo da Taba. È giusto anche che si prenda il suo tempo per carburare, visto che comunque la prima settimana non ha potuto giocare. Assolutamente. Ma, miei cari colleghi, è venuto il momento di parlare di quel match, dell'Intel Match of the Week, detto anche Match de Cristo, Atleta Esports contro Machko. Questo sarà un vero e proprio clash, non solo of styles, ma anche of history, perché abbiamo, da una parte c'è ovviamente la grandissima forma al momento di Kreon, ma qui stiamo parlando di Kospek, di Kikis, di Sebex, ci sono MVP e PG Nationals in una lineup contro la full lineup che decisamente porta il livello più alto ad oggi in Italia. Abbiamo top 8 U-Masters, multiple splits, ci sono non solo due formazioni che hanno dimostrato di saper giocare anche intorno alla loro top jungle, e mi viene a mente ovviamente i due Kindred Games di un C-Boy molto in forma, insieme al Karthus di ieri ovviamente,
E dall'altra parte invece abbiamo un Creon che non sembra voler perdere terreno contro nessuno in questo split. E sarà veramente interessante vederli per la prima volta. Non è la prima volta che queste due squadre si incontrano, ma sotto questa veste sarà decisamente una sfida abbastanza close. Io sui matchup ho anche qualche take, perché se non ricordo male, uno dei biglietti da visita che ci mostrò Obelisk quando si affrontò il matchup... Sì, sono sicuro. Ora sono sicuro. Ho avuto l'immagine, il film nella mia mente. Obelisk ha solo killato Assidi con Sejuani. Ed era sì. Era un Assidi su... Forse GP, a memoria comunque forse... Era su un carry. E questo... Penso di aver visto... Dimmi. Penso di aver avuto quella stessa immagine. Ed è quella partita dove effettivamente poi dopo in realtà i Machko chiusero immediatamente... Robot, credo, no? Penso qualcosa sia proprio quello là. Quanto gli altri può essere. Però sì, effettivamente questi due top laner forse si sono sempre trovati in scontri alla pari con squadre che non potevano effettivamente parlare dello stesso power level. Quindi oggi potrebbe però essere anche la rivalsa di un Obelisk che finalmente porta una mid jungle veramente, veramente pesante. E quel 6-10 deve essere forse anche il membro che ha più bisogno di un po' fare un piccolo shake rispetto al 6-10 dello scorso split. Sì, sicuramente sì. Sicuramente lui che sta anche per affrontare un Sebex in forma crescente, non ancora il Sebex icon, se ci fosse la figurina di FIFA Foot di Sebex sarebbe sicuramente un icon, quello in bianco, le leggende, però deve ancora riprendere quella form. Direi anche di prestare attenzione al matchup di bot, perché i VZZ e click di queste prime settimane, ce l'ha detto anche Evan parlandoci in intervista ieri, parlando un po' di matchup bot, sono un po' tornati a quelle delle prime settimane dello Spring, che avevano bisogno di carburare, mentre che non è cosa, sta facendo LOL champagne. Vedremo, sicuramente bei matchup su tutta la landa. Allora preparatevi, prendete qualcosa da bere, qualcosa da mangiare, sedetevi perché stiamo per iniziare. Prima una veloce pausa e poi terzo game Intel Match of the Week.